Ognuno con la sua battaglia, ognuno con la sua festa, ognuno con la sua croce. Sampdoria-Messina per concludere il campionato a testa alta o per non concluderlo. Anzitempo, per il Messina infatti si avvicina la condanna matematica e contro la Samp ci vorrebbe una vittoria, ma la peggiore squadra del campionato in trasferta ha poche carte da giocarsi. Nel primo tempo subisce l'irruenza dei padroni di casa e il gol al 13° di Ziegler. Ingenuità di Gian Lombardo che esce con la palla al piede e rimane con le pive nel sacco, ma anche inevitabile risultato dei valori espressi in campo. Quella del Messina è una lotta controcorrente. Riganò riceve un solo pallone nel primo tempo e con enorme sforzo lo scaglia verso la porta e di poco alto. Primo urlo di battaglia del capitano, che non ci sta a vedere il Messina schiacciato dall'azione della Samp e per poco non annientato dal destro a girare di Falcone. E così il secondo tempo comincia con il pareggio al 9° minuto proprio di Riganò, pilone centrale nell'area avversaria e unica speranza per i tifosi del Messina al 14° gol in campionato. Sull'1-1 i siciliani rimangono aggrappati con l'anima al campionato e Novellino comincia la sua battaglia contro il pubblico, i giocatori e la sfortuna. Qui inveisce contro quest'ultima per un affondo di Volpi che non va a buon fine, ma ha poco da lamentarsi perché sul conseguente calcio d'angolo Franceschini, appena entrato, lascia l'impronta sulla partita e firma il 2-1. Alla faccia di tutti i critici e brontoloni alle spalle di Novellino. Sua, infatti, questa vittoria. Due cambi micidiali, il primo Franceschini, il secondo Del Vecchio, che proprio a fine partita riceve palla da Bazzani e coglie nell'aria la traiettoria giusta per punire, forse eccessivamente, il portiere Paoletti. 3-1, partita finita e questa è la danza, forse funebre, con la quale Del Vecchio seppellisce il match e forse le speranze di salvezza del Messina.